Oggi diamo il bentornato negli studi di Tempo Radio al primo cittadino di Gazzoldo degli Ippoliti, di nuovo con noi Nicola Leoni. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e radioascoltatori. Buongiorno. Buongiorno. Noi ovviamente gli ascoltatori li invitiamo a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-63-1709, poi ancora mail diretta @temporadio.it, e poi ancora siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, iniziamo con un evento di settembre che è tra l'altro una cosa che caratterizza, diciamo così, Gazzoldo degli Ippoliti, perché la verità, anche se scomoda, deve essere raccontata, almeno questo è quello che ci dovrebbe pensare. Sì, siamo anche quest'anno qui a presentare l'ottava edizione, perché siamo partiti nel 2015 di Raccontiamoci le mafie, questa rassegna di autori, libri, arti per la formazione civile contro mafia e corruzione, che organizziamo appunto dal 2015 in collaborazione con Avviso Pubblico, che è l'Associazione Nazionale di Enti Locali e Regioni contro Mafia e Corruzione, e che ovviamente ci dà un supporto fondamentale per organizzare questa rassegna. Quest'anno la rassegna inizierà il 29 di settembre, perché di solito è sempre l'ultima settimana di settembre, ma data la presenza delle elezioni abbiamo dovuto modificare un po' in corso quest'anno il programma, quindi partiremo giovedì 29 settembre e concluderemo la domenica 9 ottobre, quindi un po' più di una settimana quest'anno, ma comunque ne valeva la pena, anche perché il tema quest'anno è quello dei 30 anni tra storia e attualità, perché ricorrono i 30 anni dalle stragi di Capaci di Via D'Amelio e i 30 anni dalla vicenda di Mani Pulite, che ovviamente meritano assolutamente la celebrazione, il ricordo, ma soprattutto anche un approfondimento. Insomma, quello che vorrà fare la rassegna appunto è ricordare quegli eventi, ma per anche poi guardare esatto, dove siamo oggi, no? E quanto questi eventi hanno influito sulla storia dell'Italia, e quanto in positivo, quanto in negativo. E quindi, come sempre, l'obiettivo della rassegna è quello di ragionare, approfondire per conoscere, apprendere, capire e poter leggere la realtà e costruire quelle difese che sono fondamentali soprattutto nella società civile, perché ognuno deve fare la propria parte contro appunto le mafie e il fenomeno sempre più strisciante ma presente della corruzione. Ecco, lei ha detto una frase che mi piace moltissimo, che adesso me la appunto, che è poter leggere la realtà, perché noi agiamo in base a quel che ci dicono poi fondamentalmente. Ma penso che siamo esseri pensanti, ci siamo stati dotati di intelletto, e quindi è necessario assolutamente che per leggere la realtà si abbiano però anche gli strumenti, perché magari a volte, soprattutto nei nostri territori, ancora purtroppo si fa un po' fatica a far passare certi messaggi di attenzione verso questi fenomeni, e portare quindi esempi concreti, anche testimoni, no, di vicende di riscatto, anche perché quest'anno avremo anche persone che si sono riscattate come famiglia, come singoli da ambienti criminali, per votare la propria vita a fare qualcosa per gli altri in senso utile, costruttivo ed educativo anche. Quindi questo secondo me è anche Raccontiamoci le mafie, cioè non tanto teorie, massimi sistemi, ma proprio storie concrete, esperienze, anche descrizione di vicende che poi aiutano ad avere, come dicevo prima, un po' più di consapevolezza e più attenzione nel leggere poi quello che succede attorno a noi. Ecco, infatti, perché il punto è: dove inizia un sistema mafioso? Questo per esempio è già un qualche cosa che noi dobbiamo apprendere, cioè attenzione, perché se agiamo in un determinato modo magari lo favoriamo, o sbaglio? Certo, è importantissimo in questo caso. Adesso non tutti i cittadini magari possono leggersi, no, le relazioni periodiche della direzione investigativa antimafia o della distrettuale antimafia o le relazioni parlamentari. Ecco che però abbiamo persone che studiano questi documenti, che esatto, possono poi venirli a raccontare, a rappresentare anche ai cittadini, alle associazioni, insomma a tutti quegli attori che compongono la società civile, esatto, che sono fondamentali nel tenere, come dicevo prima, alta l'attenzione. Ecco, quindi
ribadisco, anche quest'anno il linguaggio sarà sempre molto semplice, fruibile da parte di tutti, perché l'obiettivo, come dicevo, è informare e creare consapevolezza su questi temi. Ecco, lei ha detto appunto ricorrono i 30 anni appunto dalle stragi eccetera, però appunto quello che ha già spiegato più volte, la mafia non è più solo Sicilia, Calabria, adesso anche Puglia per esempio o Campania, poi chiamala 'ndrangheta, chiamala camorra, chiamala come ti pare, ecco, però comunque... Ma esatto, è così tra l'altro da tantissimi anni. Cioè io ricordo sempre quando con l'amico Azzolino Ronconi mi racconta delle prime carovane antimafia di Libera, anche nel Mantovano, parliamo appunto degli anni 90 e 2000, quindi abbiamo davvero da un punto di vista di chi in questi anni ha voluto sempre farci presente l'attenzione a questi fenomeni, una storia che parte da lontano. E poi comunque ci sono le inchieste, ci sono atti processuali, ci sono condanne che testimoniano che da molti e molti anni al nord il fenomeno non è più, come dicevamo una volta, no, di infiltrazione, ma assolutamente di radicamento, di colonizzazione addirittura di alcune zone dove poi, grazie anche alle inchieste, ai processi a Emilia, a Pesci per quanto riguarda la provincia di Mantova, abbiamo certificato queste presenze, insomma. Certamente. Allora, adesso ancora raccontiamoci le mafie un attimo, poi dopo voglio parlare anche di Gazzoldo, proprio dell'amministrazione. Si terrà in presenza, in streaming, come si tiene? Sarà assolutamente in presenza, tra l'altro non sarà più necessaria la prenotazione, quest'anno la maggior parte degli eventi sarà svolta a Gazzoldo degli Ippoliti, presso la Villa Comunale, in via Marconi 126, al primo piano della Villa Comunale. E ovviamente tutti gli eventi saranno sempre trasmessi in diretta streaming, perché anche, come dicevo prima, il nostro obiettivo è raggiungere il più ampio pubblico possibile, e poi uno potrà anche riguardarseli successivamente, perché poi resteranno registrati sul canale YouTube della rassegna. Per vederli in streaming ci sono diverse possibilità: si può andare sul sito di Raccontiamoci le Mafie, che è www.raccontiamocilemafie.it. Da lì si raggiunge il canale YouTube della rassegna, oppure anche dal sito di Avviso Pubblico, che, come dicevo, organizza assieme al Comune di Gazzoldo questa manifestazione. Abbiamo eventi praticamente tutte le sere, abbiamo anche interventi nelle scuole, abbiamo anche collaborazioni importanti. Ricordo il patrocinio a Raccontiamoci le Mafie, abbiamo il patrocinio di Regione Lombardia, della Camera di Commercio di Mantova, della Provincia di Mantova e del Comune di Mantova, quindi collaborazioni importanti anche per esempio con la Camera di Commercio, con l'Osservatorio della Legalità del Comune di Mantova e con la Consulta Territoriale della Legalità della Provincia di Mantova. Quindi l'altro obiettivo appunto di Raccontiamoci è sempre quello di condividere, allargare il proprio raggio d'azione, coinvolgere il più possibile anche altri enti, altre istituzioni, perché questa è una battaglia che dobbiamo condurre assieme. Dobbiamo fare rete, gioco di squadra, perché, come diciamo sempre, parliamo di criminalità organizzata. Loro sono organizzati, noi dobbiamo esserlo di più. Ecco, Camera di Commercio, appunto, perché quello che aveva spiegato, le mafie non esistono per il gusto di esistere, ma esistono per fare soldi, per cui vanno dove sono i soldi. Esatto, loro seguono i soldi. Attenzione, dove magari i soldi non ci sono, potrebbero esserci e ce n'è bisogno, per cui magari si richiede un afflusso anche di... Allora, è chiaro che sono attente, per esempio, siamo in periodo di PNRR, siamo in periodo di importanti contributi, e quindi già la prefettura, il ministero hanno giustamente sottolineato la necessità di alzare il livello di controlli e di attenzione, perché questa è una torta molto appetibile per le mafie. Sappiamo che le mafie gioiscono dei terremoti, gioiscono delle catastrofi, perché poi dopo per loro tutto si trasforma in una potenziale occasione di affare, senza neanche tanto potenziale, perché purtroppo poi le inchieste ci raccontano di fatti concreti. Quindi è assolutamente necessario coinvolgere tutto il mondo imprenditoriale, il mondo delle professioni e quindi tutte le categorie professionali, economiche, i sindacati, perché davvero questa è, credo tutti siamo d'accordo, è una battaglia che va portata avanti tutti assieme. Credo che nessuno possa dire di essere contro la legalità e contro ovviamente l'interesse della collettività, e quindi a maggior ragione creiamo ulteriori occasioni di confronto e di
crescita di formazione su questi temi, dando il nostro piccolo contributo. Assolutamente. Sicuramente anche Camere di Commercio, Confindustria, mi viene in mente, fanno sicuramente iniziative, hanno sportelli. Ecco, noi diamo anche la nostra mano per portare avanti questa attenzione. Allora, direi di fermarci un attimino con Nicola Leoni, sindaco di Gazzoldo degli Ippoliti. Ci troviamo tra un paio di minuti. Sport. Voglia di spiedo? Il Centro Aiuto alla Vita di Castiglione organizza per domenica 18 settembre. Nicola Leoni, primo cittadino di Gazzoldo degli Ippoliti, è con noi a filo diretto. Stiamo parlando appunto di Raccontiamoci le Mafie. Ricordiamo allora la durata dal 29 settembre. Sì, fino al 9 di ottobre. C'è la canzone, ricordatevelo, appunto 29 settembre, per cui è facile, fino al 9 di ottobre appunto. Eventi prevalentemente di sera, giustamente, anche perché chi lavora in questo modo può assistere. Chiaro. Però ci sono anche interventi nelle scuole, mi piace. Che personalità interverranno, sindaco? Si può dire qualcuno? Come sempre, sì, possiamo anticipare. Avremo per esempio la serata del 29 settembre di apertura, parleremo tra l'altro del fenomeno delle baby gang, un fenomeno che preoccupa sempre più, soprattutto nelle grandi città, ma comincia anche nei centri più piccoli. Ne parleremo con Isia Sales, che è un saggista, uno storico, che tra l'altro scrive anche su Repubblica, e con il procuratore capo del Tribunale Minore di Milano. E poi avremo la sera dopo, il venerdì, parleremo della presentazione di un monografico sulla legge Rognoni-Latore, perché anche qua c'è un importante anniversario di questa legge. Ne parleremo con Enzo Ciconte, che è uno storico, con Giuliano Turone, che è un ex magistrato, che è uno scrittore anche accademico. Poi avremo Pier Camillo Davigo, che ci, assieme ad Alberto Vannucci, questo sabato 1 ottobre parleremo dei 30 anni da Mani Pulite, ricorderemo quegli anni e, come dicevo, vedremo dove siamo oggi, dove siamo arrivati oggi e qual è la situazione oggi in tema di corruzione. Poi parleremo con avremo un evento importante domenica 2 ottobre, come tutti i nostri eventi. Avremo la presenza a Gazzoldo di Piero Grasso, l'ex presidente del Senato, e Marcel Padovani, che ha scritto un libro importante, un'intervista a Giovanni Falcone, e che ha riproposto quest'anno, 30 anni dopo. Abbiamo quindi serate dedicate ai giovani e al riscatto, ripeto, come dicevo, di persone che in una situazione territoriale anche di vicinanza forte con le organizzazioni criminali è riuscita a dire no e a costruirsi una vita diversa. Parleremo appunto di lavoro e legalità con Marco Mizzolo, che ha scritto importanti libri su questo tema, e con Stefania Pellegrini, una docente universitaria che ha pubblicato molti lavori sul rapporto appunto tra criminalità, economia e la legalità appunto nel mondo del lavoro. E poi, ripeto, tanti eventi. Con Marcello Ravveduto parleremo appunto dei 30 anni, 92, la crisi della Repubblica, un'analisi storica, perché poi abbiamo, come dicevo, anche la possibilità di avere la presenza di storici che ci danno anche una lettura molto oggettiva sui dati di, ripeto, cosa è successo poi in questi 30 anni. Avremo un evento molto importante sabato 8 ottobre con il professor Carlo Alberto Romano, con Erika Brenna, che è la regista di un docufilm sulla vita nel carcere e il riscatto dopo all'uscita dal carcere, quindi parleremo di giustizia riparativa. E poi chiuderemo la domenica, come dicevo, 9 ottobre, con Salvo Palazzolo, che è un giornalista, ha scritto un libro quest'anno sui fratelli Graviano e sulla trattativa Stato-Mafia, e con Giuseppe Pipitone, con un altro giornalista. In tutto questo, come dicevo, avremo anche degli spettacoli teatrali, perché per esempio domenica 2 ottobre a Mantova, al Teatro Sociale, avremo lo spettacolo teatrale L'ultima estate, Falcone e Borsellino 30 anni dopo, da un testo di Claudio Fava. Quindi, come dicevo, Raccontiamoci le Mafie attenta a dibattiti, approfondimenti, presentazioni di libri, ma anche al teatro civile, certo. Quindi a tutte quelle forme che possono avvicinare il pubblico a conoscere questi temi. Benissimo, archiviando adesso questo discorso, parlando di gestione invece di Guidizzolo, poi diamo anche voce di Gazzoldo. Di Gazzoldo degli Ippoliti, dando dopo anche voce agli ascoltatori, ci sono lavori che si vedono
subito lavori che sono magari più importanti ancora e che si vedono poco, e voi ne state svolgendo uno in particolare. Sì, no? Diciamo che danno meno visibilità, ma sono importantissimi. Poi la visibilità quando li svolgono c'è comunque, perché ci sono i coni, no? E gli avvisi, sì, per il traffico. Però appunto questo lavoro importante di riqualificazione delle caditoie, che sono appunto quelle griglie che raccolgono l'acqua piovana dalle strade quando ci sono le precipitazioni, molto importante, perché andavano sistemate diversi anni che ovviamente erano installate le precedenti. Quindi siamo partiti da via Marconi e addirittura insomma abbiamo provveduto a una manutenzione straordinaria che dovrebbe migliorare molto anche la capacità di assorbire in caso di precipitazioni l'acqua da parte di queste caditoie, appunto di questo sistema che andava migliorato per la sicurezza della circolazione e, ripeto, il recupero delle acque. Te ne accorgi con le bombe d'acqua, se la città si allaga sono tappate. Poi è chiaro che la bomba d'acqua poi alla fine bisogna vedere anche la capacità, l'ha portata anche nei nostri fossi, perché poi dopo quando piove veramente tanto diventa difficile, quando la terra è dura e non assorbe diventa tutto più complicato. Però è chiaro che bisogna comunque in parallelo portare avanti le manutenzioni che facciano in modo di non peggiorare ulteriormente la situazione, perché già le bombe d'acqua sono imprevedibili e difficili da gestire. E poi prosegue anche il lavoro sulla sicurezza, giusto? Sì, assolutamente, sempre in termini di circolazione. Noi abbiamo visto per esperienza in questi anni sulle strade comunali, ovviamente dove si possono realizzare, che tra le tante soluzioni l'attraversamento pedonale protetto, rialzato, è quello che contribuisce di più a rallentare la circolazione delle auto e dei mezzi in generale, soprattutto nelle vie residenziali, perché è chiaro che non la provincia, per esempio sulle provinciali, non autorizza la realizzazione di questi attraversamenti rialzati, ma sulle strade comunali, soprattutto in certe vie rettilinei o particolarmente stretti in certi punti, abbiamo visto per esperienza in questi anni che funzionano. Chiaramente creano un minimo di disagio, ma quello è giusto, perché devono indurre le persone ad alzare il piede dall'acceleratore. E siccome parliamo di vie residenziali, non di vie di comunicazione tra una strada e un'altra, quindi di transito, il sacrificio che chiediamo è nell'interesse poi di chi risiede in quelle zone. È chiaro che vanno poi portati in tutti i punti per evitare che magari qualcuno faccia il furbo e faccia una strada diversa, esatto, per arrivare a casa, per evitare i dossi. Però anche qui faccio presente che insomma, provato personalmente, per evitare i dossi perdo anche tempo, faccio più strada se faccio i dossi rallentando alla velocità necessaria per evitare di avere problemi al mezzo, arrivo comunque a casa prima. Quindi anche qui ripeto, dobbiamo sempre vederli nell'interesse di chi poi risiede in quelle zone, perché comunque è una modalità per aumentare la sicurezza che abbiamo visto funziona. Allora, e poi c'è anche lo sport, giusto? State anche installando? Sì, abbiamo i nostri bandi, abbiamo cominciato adesso ad aggiudicare lavori con l'ufficio tecnico, quindi l'area playground nel parco del centro sportivo, abbiamo quindi verrà realizzato all'aperto, aperto a tutti i nostri ragazzi e senza necessità di prenotazione, gratuito, un campetto dove si potrà giocare a basket all'aperto e a calcetto, con panchine e due tavoli da ping pong in cemento. Quindi bello. Un'area che anche alla sera, d'estate, sarà sicuramente un punto, potrà essere un punto di ritrovo per i nostri giovani per stare assieme e anche fare un po' di sport assieme. E poi dovrebbero partire anche i lavori adesso, poi vedremo col tempo meteorologico, i lavori di realizzazione del campo sintetico da calcio, quel bando appunto regionale che abbiamo ottenuto sempre nell'area del centro sportivo, campo sintetico che permetterà anche, in un'ottica di sostenibilità ecologica, insomma, di avere
un bel obiettivo raggiunto. Certo, un risparmio di acqua soprattutto. Allora, le leggo tre messaggi alla volta perché abbiamo poco tempo. Sindaco, guardi anche di dare un'occhiata alle strade ammalorate e prenda provvedimenti. Un altro, sono suo cittadino, sono orgoglioso di esserlo per le manifestazioni contro la mafia che le organizza. Leoni, grazie per la lotta contro le mafie, vengo sempre a presenziare le sue serate, dice Loris di Desenzano. Ne leggo un quarto, visto che siamo a tema. Complimenti per la manifestazione contro la mafia, è uno dei pochi che ci tiene, sono di Castiglione, ci tenevo a farle i complimenti. Sì, insomma, noi facciamo la nostra parte, come dicevo, poi è chiaro che effettivamente Avviso Pubblico ha fatto un appello recentemente perché abbiamo visto che nella campagna elettorale in corso pochissimi fanno riferimento al tema appunto del contrasto alle mafie e alla corruzione, e questo è un peccato perché insomma la campagna elettorale è anche sempre un'ottima occasione di confronto anche su questi temi, purtroppo vengono sempre lasciati fuori dal tavolo dei programmi, principalmente, certo, quasi da tutti. Poi qua, mi spiace ma era sfuggito, però è importante, Leoni, le mafie non sono solo Lupara ma soprattutto colletti bianchi ormai, infatti agiscono nei luoghi di potere. Noi guardiamo in tutte le direzioni, infatti. Allora, il fatto che banche finanziarie non diano soldi è un modo per dare lavoro alle mafie, ma nessuno lo dice, dice un altro ascoltatore. No, è un tema che abbiamo anche in questi anni portato avanti, tra l'altro abbiamo avuto anche insomma esponenti del mondo o comunque in contatto col mondo bancario e si sono confrontati su questo tema. Poi chiedono se l'ho fatto in streaming anche, ha detto sì. Ha dato anche i siti internet che poi sono quello di Raccontiamoci le mafie. E se uno scrive Raccontiamoci le mafie su Google gli esce come primo sito, esatto, visto recentemente. Quindi. Sindaco, prepari un tesoretto per pagarci le bollette, molti ancora non si rendono conto, faremo come chi ha un'auto a metano che è costretto ad andare a benzina ma non i soldi, allora non viaggia. Il problema che il tesoretto serve anche al comune per pagare luce e gas delle scuole e degli immobili, perché sarà un grandissimo problema questo, siamo molto preoccupati per l'inverno. Allora, servizio prescuola c'è e anche dopo scuola evidentemente? Dopo scuola sì, per la primaria. Il prescuola non c'è da ormai, penso, questo è il terzo anno, un po' prima la pandemia, un po' il fatto che quando, visti i numeri, abbiamo avuto la necessità di metterlo a pagamento, nel momento in cui l'abbiamo messo a pagamento non ne aveva più bisogno quasi nessuno. Allora, e allora se ci sono aiuti per la mensa, sospeso. Vede, ci sono aiuti per la mensa, chiedono anche. Allora, gli aiuti in generale per famiglie in difficoltà, come sempre dico e chiedo di rivolgersi all'ufficio dell'assistente sociale per registrare la problematica, la necessità, perché è corretto prendere questa via, questa strada. E con poi la presentazione di documentazioni e di motivazioni, e poi se c'è la possibilità in base ai fondi disponibili di dare una mano, quello c'è sempre la massima attenzione. Poi, perché non chiede a Marcegaglia se come Alonato si può usare l'acqua di raffreddamento per il teleriscaldare? Sì, Alonato, se non lo sa, appunto stanno facendo un impianto di teleriscaldamento usando l'acqua di raffreddamento di un'acciaieria o di una fonderia. Adesso non so se abbiamo se Marcegaglia possa avere la forza di mettere a disposizione questa disponibilità, appunto. Più che altro il tema vero è che per portare il teleriscaldamento dobbiamo ribaltare ancora un'altra volta il paese dopo che è passato l'acquedotto, fibra e tutto il resto, e quindi eventualmente insomma sì, è uno scavetto, se ci sarà la possibilità verrà valutata, ma no, al momento non è sul tavolo. Non comunque, è così, cioè, i suggerimenti sono sempre ben accetti, ci mancherà. Cioè, a parte gli scherzi, immaginiamoci appunto tutto il paese sbudellato praticamente, come si dice in maniera questi anni non ci siamo popolare. Fatti mancare nulla, no? Infatti. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo il sindaco di Gazzoldo degli Ippoliti Leoni, e gli chiediamo anche di ripetere comunque le date. Allora, dai, ripeto le date: dal 29 settembre al 9 ottobre 2022. Raccontiamoci le mafie. Permettetemi di ringraziare tutti i volontari che ci daranno una mano come ogni anno, perché sono fondamentali e preziosissimi. E un grazie ad Avviso Pubblico che ci affianca sempre in questa rassegna. Grazie, sindaco. Grazie a voi.